Io voglio giustizia per Cristina, voglio la verità. Ancora oggi credo che ci siano persone che mi hanno sempre mentito. Marisa degli Angeli è la madre di Cristina Golinucci, che scomparve il 1 settembre 1992 a Cesena, all'età di 21 anni. La storia di Cristina è fonte di profonda indignazione a causa del ritardo e delle inefficienze nelle indagini, oltre all'evidente presenza di un forte silenzio. Oggi la madre Marisa cerca la verità per sua figlia e desidera offrirle una degna sepoltura per i suoi resti. Recentemente è stata avviata una nuova indagine sul caso, ma la procura ha proposto l'archiviazione citando lacune pregresse difficilmente colmabili. Nella nuova inchiesta, la scomparsa di Cristina Golinucci è stata collegata alla morte di Chiara Bolognesi, 18 anni, svanita poco più di un mese dopo Cristina, il 7 ottobre 1992. A differenza di Cristina, il cui corpo non è mai stato ritrovato, quello di Chiara fu trovato nelle acque del fiume Savio, 23 giorni dopo la sua scomparsa. La giovane era vestita soltanto con un reggiseno, ma l'indagine venne rapidamente chiusa come suicidio. In entrambi i casi di Cristina e Chiara, la prima ipotesi investigativa fu quella di una fuga volontaria. Purtroppo all'epoca non furono compiuti tutti gli sforzi necessari e quegli errori hanno irrimediabilmente compromesso la soluzione dei due casi. Dai documenti dell'ultima inchiesta, condotta dalla procura, emergono numerosi elementi che non furono mai adeguatamente considerati. Si scopre che c'erano addirittura tre sospettati per la morte di Cristina, tutti e tre pregiudicati per violenze sessuali. Il primo era Emmanuel Bock, che viveva e lavorava nel convento che Cristina visitò poco prima di scomparire. Due anni dopo, Bock fu arrestato e condannato per violenza sessuale. Durante la sua detenzione, padre Lino, figura spirituale di Cristina, lo visitò in carcere. Nonostante la richiesta dei carabinieri di intercettare quella conversazione, il giudice negò l'autorizzazione. Solo un anno dopo, padre Lino rivelò che Bock gli aveva confessato l'omicidio della giovane. Il frate fu quindi richiamato in carcere per un ulteriore colloquio con l'uomo. Questa volta la conversazione fu registrata, ma Bock negò ogni coinvolgimento. Di recente è stato coinvolto in un altro caso di violenza sessuale in Francia. Il secondo sospettato è un ex infermiere con problemi psichiatrici che maltrattava la moglie. Cristina lo aveva incontrato nell'ospedale dove prestava servizio come volontaria per l'associazione AVE, dedicata all'assistenza alle persone in difficoltà. In quel periodo egli si era recato più volte al convento, manifestando l'intenzione di diventare frate. Sentito dopo 30 anni nell'ambito dell'ultima inchiesta, ha negato di aver mai conosciuto Cristina Golinucci. Il terzo individuo è al centro dell'inchiesta che collega la scomparsa di Cristina Golinucci a quella di Chiara Bolognesi. Questa persona, molto devota e attiva nel volontariato cattolico come Cristina e Chiara, è coinvolta nell'indagine. Quest'uomo, tra i meno sospettabili, negli anni 90 ha molestato due donne. Una di loro, all'epoca 17enne, è stata ascoltata in qualità di testimone e ha raccontato la terribile violenza subita, di cui purtroppo ancora porta i segni. L'altra è riuscita a fuggire prima che la violenza si consumasse. Questi due casi erano già noti dal 2010, ma allora non sono state intraprese azioni per esaminare un eventuale legame con la scomparsa di Cristina. Nell'ambito dell'ultima indagine, gli investigatori hanno identificato altre tre donne che hanno subito attenzioni indesiderate da parte di questo volontario apparentemente inoffensivo. Si tratta di tre colleghe di lavoro, una delle quali con disabilità, vittime di molestie sul luogo di lavoro. Una di loro si è rivolta ai superiori, ma non è stata creduta. Marisa degli Angeli commenta oggi questa situazione così: queste persone avrebbero dovuto essere fermate prima che aggredissero altre donne, e invece... La tragica storia della scomparsa di Cristina è rimasta congelata al 1 settembre 1992, quando le sue tracce si persero dopo aver parcheggiato l'auto di fronte al convento dei Cappuccini, dove si recava per confessarsi. Potrebbe essere stata attirata in una trappola da qualcuno che conosceva?